Kika Tunis, una barcolana di grande soddisfazione perché avete trionfato Coppa Generali, Barcolana by Night, un ottimo piazzamento alla Barcolana 55, insomma, tu e il tuo equipaggio avete fatto un gran lavoro, gli sforzi sono stati più che ripagati. Eh sì, assolutamente, è stato bellissimo il sabato sera che c'era la mitica Barcolana by Night che si corre alle 19:30 davanti a Piazza Unità, quindi le rive, Maleodace e tutta la gente che fa il tifo. E l'abbiamo vinta per il terzo anno di seguito, quindi grande soddisfazione. E poi l'indomani Barcolana caratterizzata da pochissima aria. E fermata, cioè è andato l'arrivo alla prima boa e ci abbiamo messo insomma chiaramente più tempo rispetto alle barcolane con più aria, ma siamo riusciti ad arrivare trentesimi in overall assoluti, che è stata la miglior prestazione della mia barca, che è un UFO 28, si chiama Bandito. E poi anche la Coppa Generali, quanto ci vuole per preparare, ovviamente, per prepararsi a eventi come questi? E ci si prepara un po', diciamo, tutta la stagione, in quanto si deve mettere comunque a posto la barca, e assettare l'equipaggio, allenarsi un po'. E insomma, c'è tanto lavoro, dietro che non si vede, ma che poi porta ai risultati. Potrei Dedichi a qualcuno questa vittoria? dedicarla, beh, sicuramente ai miei genitori e a Roby Vencato, che era il mio velaio velista, che mi è stato molto vicino. Al di là del clima sportivo, come avete vissuto anche questa Barcolana? C'è sempre una grande festa, anche nei giorni che la precedono, ovviamente. Ecco, io praticamente ho solo lavorato per la barca, cioè per il lavoro mio e per la barca, quindi non sono riuscita neanche a vedere molto della barcolana sulle rive, perché obiettivamente poi prima di questi eventi qua capita sempre qualcosa che va storto e quindi devi rimediare all'ultimo, correre di qua, correre di là, insomma cioè non me la sono goduta, ecco, da quel punto di vista festaiolo che è anche la barcolana, no? Sulle rive, con la gente e tutto.